Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Far crescere la cultura visiva tra i giovani. Questo è l'obiettivo dell'Osservatorio della Fotografia realizzato dalla provincia di Roma in collaborazione con il Museo dell'Informazione di Senigallia, presentato nei giorni scorsi nella capitale. Tra le attività previste, l'organizzazione di workshop nelle scuole e incontri formativi con autorevoli fotografi e esperti del settore. Alla presentazione ha partecipato anche la Presidente della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande. Mi è sembrata una giornata molto interessante, dove si sono incontrate le generazioni, penso Tortelli che ha rincorso Branzi per oltre 60 anni, come lui stesso ci ha detto e che per la prima volta lo incontra di persona, penso alle giovani e ai giovani e soprattutto a quelli che la città di Senigallia ha educato nella direzione di fare fotografia d'eccellenza. Ci con i massi su tutti, ma le tante presenze di oggi testimoniano che questa scuola avrà maestri eccezionali e giovani molto interessati. Esco volentieri dalla mia città, alla quale però sono molto legato e nella quale passo la maggior parte del tempo e soprattutto ho fatto la maggior parte dei miei lavori, delle mie fotografie. In questo caso non vengo qui a Roma per fotografare, ma per portare la mia esperienza di fotografo e sono contento di farlo per i giovani perché ritengo che manchino un po' così di conoscenza, ma non per colpa loro, proprio per una questione anche così di programmi scolastici eccetera, di conoscenza, dicevo, dello strumento cinema, dello strumento fotografia e quindi del linguaggio dell'immagine. Crescono gli iscritti al Centro per l'Impiego di Senigallia, che raggiungono il numero complessivo di 3.693 unità. A rilevarlo è il rapporto annuale 2008, che fotografa una situazione di difficoltà nel mercato del lavoro anche nel territorio miseno. L'attuale crisi sembra coinvolgere tutti i settori. In aumento gli iscritti alle liste di mobilità provenienti dal ramo delle costruzioni e dalle aziende metalmeccaniche, passati rispettivamente dal 4,5% e 4,9% del 2006 al 12,3% e al 14,8% del 2008. C'è una situazione pesante, anche se i settori trainanti dell'economia di questa zona, quindi il terziario, il turismo, l'alberghiero, comunque danno segni di tenuta. Adesso la prova del fuoco sarà a brevissimo. Quello che volevo dire è che il report che abbiamo presentato è anche un attimo il quadro delle attività che noi abbiamo svolto nel 2008, attività importanti perché si tratta di migliaia di colloqui di orientamento e di pratiche di incrocio di domanda e offerta di lavoro, che nel caso di Senigallia è abbastanza generale per i nostri centri per l'impiego, hanno anche, nonostante la situazione di difficoltà, soprattutto dell'ultima parte dell'anno, portato a risultati significativi. L'impegno del Comune è pieno, la collaborazione delle categorie è forte, quindi le categorie sono strette intorno al Comune, questo può essere l'elemento che potrebbe farci superare un'estate difficile. Rimane la condizione di base della crisi che insomma preoccupa non Senigallia ma un po' tutti. Sono i ragazzi del Liceo Scientifico Medi di Senigallia e dell'Istituto Corridoni Campana di Osimo i vincitori del concorso indetto dalla provincia di Ancona, l'autobus alternativo per natura, volto a promuovere il trasporto pubblico tramite tecniche di comunicazione dalla relazione al reportage giornalistico fino ai filmati girati con il telefonino. Esperienza estremamente positiva che ripeteremo sicuramente l'anno prossimo, anche perché ci dà modo di avvicinare i giovani, che poi sono il futuro, all'utilizzo del mezzo pubblico, che è lo strumento per migliorare la qualità della vita. La vera scommessa che ci siamo posti è che abbiamo l'assoluta necessità di vincere. Cresce il ricorso dei consumatori ai farmers market, ovvero l'acquisto diretto nelle aziende dei prodotti agricoli. E quanto emerge da un'indagine condotta da Eurispes Marche per conto della provincia di Ancona e della Camera di Commercio presentata all'Istituto Agrario Vivarelli di Fabriano. Chi sceglie questa opportunità ritiene importanti fattori come la genuinità alimentare, la provenienza geografica del prodotto, la possibilità di conoscere direttamente l'azienda e la convenienza economica. Minore attenzione, invece, è prestata all'ufficialità del marchio.
I Farmers Market, spiega il vicepresidente della provincia di Ancona Giancarlo Sagramola, hanno contribuito a far crescere la consapevolezza sulle possibilità offerte dal nostro territorio nel consumo di olio, pane, vino e ortaggi di alta qualità, limitando i costi e sostenendo contemporaneamente l'economia rurale. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona navigazione!